Buongiorno a tutti, signore e signori, e benvenuti in questo nuovo video di Tutorial Casual sul linguaggio C. Oggi siamo in un video veloce, corto, giusto per spiegarvi un comando. Torniamo indietro. Vi ricordate quando vi spiegavo non le cose complicate, ma quelle semplici? Per esempio, cos'era un intero, per esempio, cosa significava if, tutte cose che oramai dovreste sapere più che bene. Ecco, torniamo indietro e facciamo una specie di percorso per studiare una nuova keyword, ovvero una nuova parola chiave, che sarebbe la parola chiave size of, che significa grandezza di size, infatti in inglese significa grandezza e of significa di. E restituisce, è una sorta di funzione, se la vogliamo chiamare così, però oramai è una keyword, infatti si illumina anche quando la scriviamo, che restituisce il valore in byte. Cos'è il byte? Il byte ci sarebbe da dire un insieme di 8 bit, così, ma voi non vi preoccupate, fate finta che sia una piccola celletta che si trova nella memoria RAM del nostro computer e che noi occupiamo quando vogliamo dichiarare una variabile, no? Quindi, se noi adesso dichiariamo questa variabile i, che ho dichiarato, ogni tanto mi è suonato l'orologio, se noi dichiariamo questa variabile i, inizializzata a 10, ma non serve a nulla, l'abbiamo dichiarata, non sappiamo esattamente quanta memoria va a occupare, e invece è molto importante sapere quanta memoria va a occupare, perché potrebbe poi occuparne troppa. E visto che certo, per questi programmi non è un problema, perché oramai esistono computer con 16 giga di RAM, 32 giga di RAM, quindi di sicuro 4 byte non vanno a dar fastidio. Però noi dobbiamo sapere che un intero è di 4 byte, ma non è proprio così sicuro che sia di 4 byte. A volte no, a volte dipende dal compilatore, dall'ambiente di sviluppo, dal sistema operativo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per essere sicuri, abbiamo la nostra keyword size of, grandezza di. E per sapere la grandezza di i, noi semplicemente ci faremo stampare video la grandezza di i. Vediamo subito qualche valore. E alcuni valori. La grandezza di i è 4, quindi i sappiamo che in memoria occuperà 4 byte. La grandezza di un intero generico, quindi un qualunque int. Tanto è vero che qui abbiamo scritto grandezza di int, grandezza di size of int, quindi lo si può fare anche con i tipi, insomma. Grandezza di intero generico è 4. La grandezza di un carattere è 1, quindi. Infatti, vi ricordate quando parlavamo di caratteri, abbiamo detto che il carattere è un numero molto piccolo, perché appunto occupa soltanto un byte, quindi 8 bit. E appunto il carattere, infatti, non ce ne sono poi più di un certo numero, e non si può lavorare con i caratteri e dare a un tipo carattere il valore di 547, perché va a sforare. Un byte non può contenere un numero così grande. Mentre un intero sì, perché sono 4 byte e quindi diventa 4 volte più grande. E la grandezza di un float, anche quella è 4. Quindi avere la virgola o non avere la virgola sono due cose diverse, nel senso valgono entrambi uguali, sempre 4 byte occupano, però diciamo che non dobbiamo preferire l'intero al float o il float all'intero perché occupa meno spazio, perché alla fine occupano lo stesso spazio. Questa video lezione, come ho detto, è un pelino più corta delle altre. Perché ho fatto questa video lezione? Perché ve lo spoilerò, nella prossima video lezione parleremo di stringhe e ho trovato un esercizio che praticamente sarebbe come esercizio determinare se una stringa è palindroma. Ve lo spiegherò comunque molto meglio. E per farlo, provando a fare il codice, ho notato che sapere il size of è utile.
Si potrebbe anche fare senza, però saperlo non guasta. Quindi io vi rimando alla prossima video lezione. Vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi, commentare, condividere il video. Se ancora non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Poi un'altra cosa, nella descrizione trovate la pagina Facebook, vi invito a lasciare un bel pollicione in su anche alla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati con i video che escono. Dopodiché io vi rimando alla prossima video lezione che dovrebbe essere la 17, se non erro. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me e ciao ciao!